Le persone che sono vittime dell'attuale paradigma economico e fuggono, vengono sradicate dalle loro terre. Ieri il ministro Tria parlava dei giovani, è stato usato il termine fuga dei cervelli. No, sono migranti, come migranti quelli che partono si ritrovano con i confini chiusi e lì allo stesso momento non sono le ONG che devono avere l'obbligo, il dovere di salvarle. No, pardon, è lo Stato che deve salvare quelle vite. E quando lo Stato viene meno rispetto a questa responsabilità, siamo chiamati, ognuno di noi, possibilmente in modo collettivo, a salvare quelle vite. E chi ha giurato fedeltà alla Costituzione, intendo in questo caso gli intellettuali, funzionari, amministratori dello Stato, sono tenuti a mantenere fede a questo giuramento. Vale a dire, quando la politica dice chiudete, no, salvate quelle vite, voi dovete rispondere alla Costituzione, non alla legge della parte politica che è di passaggio in quel dato momento. E quindi, rispondendo alla parola, concludo dicendo, oggi si pone la domanda di individuare degli strumenti per consentire ai dannati della globalizzazione di poter esistere. E quei dannati hanno non più un solo colore di pelle. Ci sono quelli che scappano, trovano confini chiusi, e ci sono quelli che in qualche modo vivono nelle nostre periferie, sono costretto a usare il termine, proprio in questi giorni ci sono stati degli sgomberi a Roma. Questi sono i dannati della globalizzazione. Però questo trasforma lo Stato prigioniero di se stesso e noi non possiamo essere prigionieri dello Stato. Carissimo, ti faccio semplicemente notare che le fughe dei cervelli delle quali parlava il Ministro era riferito ai giovani italiani laureati e ad altri semplicemente diplomati. Un totale di circa 250.000 ragazzi che ogni anno sono stati costretti ad andare a cercare lavoro all'estero perché i governi precedenti hanno preferito stanziare fondi e denaro per i clandestini, attuando una vera politica discriminatoria nei confronti degli italiani, poiché per ogni clandestino venivano spese dalle 35 alle 80 giornaliere in caso di minori, mentre per un pensionato italiano soltanto 500 euro. Tralascio anche i numerosi suicidi che sono stati causati da una politica infame, discriminatoria, suicidi dovuti non soltanto al problema dei disoccupati, ma anche ai giovani disoccupati che si sono tolti la vita. Questo malessere era stato profetizzato anche da Marx, il quale aveva intuito che i fenomeni migratori venivano convogliati dal sistema capitalista perché facevano in modo i signori capitalisti di abbassare il costo del salario e creare le guerre tra i poveri. Per quanto riguarda poi i doveri dello Stato, sono d'accordo con te. In effetti, è lo Stato che dovrebbe salvaguardare i bisogni del cittadino e dunque è il tuo Stato che avrebbe dovuto vegliare sui tuoi bisogni e non uno Stato straniero e dunque confermo che lo Stato italiano dovrebbe vegliare sui suoi 6 milioni di poveri e sull'altissima percentuale di disoccupati e invece il tuo Stato dovrebbe vegliare e salvaguardare le tue necessità e non al contrario. Ritengo inoltre che questa forma di contestazione rivolta verso l'Italia avresti dovuto farla nel tuo paese, lottare nel tuo paese, per il tuo paese, per la libertà del tuo paese. Se il tuo paese non ti dà delle garanzie, la colpa non può essere dell'Italia. Se il tuo paese non si ribella alla politica dispotica della Francia colonialista che impone anche il signoraggio bancario, la colpa non può essere dell'Italia o dei salviniani. Se il tuo paese ti fa vivere in povertà e crea guerre, conflitti e stupri di massa, genocidi di massa, non puoi attribuire di questo la colpa all'Italia, neanche alla Lega o al governo giallo-verde, perché se i governi rispettassero la Costituzione, tu e i tuoi fratelli non stareste in questo paese, poiché la Repubblica italiana è fondata sul lavoro e non sulla immigrazione incontrollata. Inoltre,
Se questo Paese rispettasse la Costituzione e i principi di solidarietà in esso descritti, non avremmo possibilità economiche per accogliere altra gente, perché abbiamo una sanità allo sfacelo, le scuole che cadono a pezzi, milioni di poveri e di disoccupati, inoltre, sia immigrati e non, dovrebbero avere entrambi gli stessi diritti. Purtroppo questo non è accaduto. Vedi, per esempio, tu stai lì a parlare e a parlare dei tuoi diritti, ma nessun italiano povero è stato mai invitato su quel parco a parlare delle sue problematiche e del fatto che non arrivi a fine mese. Una dimostrazione lampante che certi italiani purtroppo sono interessati solo ai bisogni degli africani e disdegnano ferocemente le grida d'aiuto dei loro fratelli. Sì, proprio così. Inoltre, essi e disdegnano ferocemente le grida d'aiuto dei loro fratelli italiani. Inoltre, sono state stanziate delle cifre enormi per immigrati, pur sapendo che tali immigrati non ne hanno usufruito, ma sono state le cooperative rosse che si sono arricchite alla faccia di questi poveri dannati. Inoltre, io credo che questi dannati dovrebbero combattere in casa loro per i loro diritti, così come abbiamo fatto noi. È inutile, assurdo, allucinante andare in un paese straniero e gridare di volere combattere i propri diritti, quando questi diritti non ce l'hanno neanche gli italiani. È inutile lasciare vigliaccamente il proprio paese senza combattere, e combattere invece in un'altra terra la guerra che non si è saputa e potuto fare nel proprio paese. Lascio un messaggio anche a quel signore, a quel servo di partito che sta là e non ha mai mandato e mai invitato in nessuna trasmissione un povero pensionato italiano, ma ha fatto la sua politica denigratoria paragonando Salvini a Hitler, paragonando il governo giallo-verde al Terzo Reich. Vorrei tanto che questa gente lasciasse questo paese e andasse in Africa ad aiutare realmente gli africani, non con delle chiacchiere vuote, ma zappando sul terreno africano in modo da farlo prosperare. Inoltre, mi piacerebbe immensamente che chi ha la possibilità di farlo ricordasse le enormi responsabilità e responsabilità di questo tremendo esodo, poiché l'Africa non ha bisogno di essere trasferita in Italia, l'Africa ha bisogno di essere liberata e civilizzata. Qui non si tratta di razzismo e di colore della pelle, ma di semplice stato di necessità. Ripeto, siamo 6 milioni di poveri, un tasso altissimo con una percentuale di disoccupati e 250.000 italiani che vanno all'estero ogni anno per cercare lavoro. Chi plaudi a questo ragazzo è perché sicuramente non ha problemi di lavoro ed ha un lavoro per lui stesso e per la sua famiglia, ha una bella casa e dunque il problema del salario non se lo pone, il problema di come arrivare a fine mese non se lo pone, il problema di come pagare le bollette non se lo pone. Sarebbe inoltre corretto gridare ad alta voce per richiamare le responsabilità delle multinazionali, del signoraggio bancario, della Francia e del colonialismo e dello sfruttamento che la Francia applica all'Africa, e di questo non ho sentito neanche una parola e lo trovo molto, molto ipocrita. Io non dico dunque prima gli italiani, no, dico prima i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri padri e le nostre nonne, e se dobbiamo spendere del denaro, spendiamolo in eguale misura, sia per loro che per noi. Tuttavia credo che sia molto difficile far capire queste cose a un gruppo politico che si nasconde dietro i fatti del Forteto e di Bibbiano. Un caro saluto.